Ciao a tutte ragazze, bentornati a un nuovo video haul e finalmente ho acquistato qualcosina di Avon. Includerò anche gli acquisti con i coupon di Pupa e i manga nuovi che ho comprato. Allora, iniziamo subito. Vi faccio vedere queste due cremine perché ho visto che i packaging erano fantastici, guardate, cioè questo è fucsia e questo è di quest'arancio che va nel marrone. E niente, sono due maschere della The Planet Spa. E questa è la maschera, quella che si stacca, è proprio un peeling, peel off face mask, ed è a estratto di ninfea. E questa è invece, volevo prenderla già da un po' di tempo, una maschera all'argilla. Questa è maschera purificante per il viso all'argilla di Gasul. Poi andiamo avanti, ho preso questi due, che sono lo spray profumato per il corpo ad albicocco ovviamente e il gel doccia. È davvero fantastico il profumo, sono davvero molto profumati e se dovreste comprare uno spray profumato per il corpo prendete questo oppure appunto lo shower gel. Io adoro i prodotti della Avon Naturals perché davvero danno un profumo immenso e che non è paragonabile a nessun altro profumo. Poi ho preso questa maschera per il viso, vedete, della Avon Naturals, come sostituta a quella di Essence perché l'ho finita. Poi stavo utilizzando per un po' quella della Pur Blanca, sempre di Avon, per il corpo e quindi non l'ho, diciamo, utilizzata tanto. Perciò ho preso questa e non l'ho ancora aperta. Eccola qui, oh, che bel packaging. Eccola qui. Oh, è gelatinosa. Guardate come si muove. Profumatissima. Bella, la proverò. Poi ho preso questo qui, l'esfoliante per i piedi, perché dovevo ottenere qualcosa in omaggio. Dovevo ottenere questo. Voi vi chiederete cosa sia. È praticamente un sostituto alla bacinella, però questo è di quella sostanza di plastica, diciamo, come sono fatti i lettini da mare. Come sono fatti i lettini da mare, che è gonfiabile. E io ancora non devo gonfiare, vabbè, lo gonfiare. Andiamo avanti. Abbiamo preso questo profumino qui della Célèbre. Io adoro questo marchio di profumi perché mi piacciono davvero sia la bottiglina di questo profumo, molto molto invernale, e sia gli odori. Io non sono assolutamente brava a descrivere gli odori, ma questo mi piace, non so come descrivervelo. E anche lo scatolino è carinissimo. Poi mia mamma ha preso questo, il Rare Gold, vedete, e anche questo ha un odore piuttosto forte, quello un po' più fine. Vi posso far vedere la bottiglina più che altro. Mi piacciono comunque tutte e due. Poi ho preso questa cosa che è davvero carinissima e se anche voi la trovate sul catalogo Avon prendetela perché è davvero carinissima. Che è questo qui, vedete? Non è un vestito, ma è un vestitino portagioielli. Lo troverete nell'anteprima di questo video. E niente, ha tante tasche, in tutto sono 9. E qui ci si possono mettere gioiellini e cose varie. Se anche voi l'avete già, ditemi a cosa servono questi. Io ho visto che nell'esempio sono appese ad una questo aggeggio è appeso ad una porta. Adesso io dico, quei cosi dove vanno? Non capisco proprio. E non ne ho assolutamente idea. Comunque poi mia mamma ha preso dei gioiellini e voglio farvi vedere questo che è il pacchetto troppo carino, vedete? Questa è una libellula, ma dai, con questo fiocchettino qui. Questo è un pacchetto davvero fantastico, guardate che bel colore. E poi c'è questa dentro. Spero si veda. Bella bella bella, ma il pacchetto è ancora più bello. Questo set qui
con due charms e appunto la catenina con questo ciondolo qui. E questa collanina che penso sia la più carina. Vedete? Ci sono delle perle color pesca, bianche e appunto proprio beige. Lo adoro. E poi mi sono dimenticata di farvi vedere la cosa più importante, che è questo eyeliner della Color Trend. Finalmente ho acquistato un altro eyeliner, vedete? E voglio mostrarvi come è fatto il packaging. Eccolo qua. E con questo design leopardato e zebrato, vedete? Sono doppi e adesso sono scoperto. E poi ha lo stesso applicatore del Dance Floor Diva. Lo stesso applicatore del Dance Floor Diva, vedete? Fine. Lo adoro e penso che lo metterò nei preferiti comunque. Gli acquisti Avon sono finiti. Se avete domande, fatemele qui in basso. Passiamo agli acquisti Pupa. Allora, premetto che sono andata alla Sephora della Galleria Umberto I a Napoli e devo dire che sono rimasta davvero delusissima sia dei prodotti Pupa sia di appunto il personale. Sono andata, non mi ricordo quando, tipo venerdì scorso, oggi è giovedì. E ho chiesto se dove erano gli smaltini perché avevo il coupon degli smaltini, no? E il personale li stava ancora mettendo, nessun'altra informazione, perché poi volevo acquistare anche uno degli ombretti in crema, perché vi giuro che c'erano solo i tester, erano rimasti. Io ho chiesto gentilmente alla commessa quando li avrebbero esposti, e lei mi disse no, sono ancora in magazzino, se verrai la prossima volta, e appunto ieri sono andata, che era mercoledì, li troverai sicuramente, perché stanno in magazzino, li dobbiamo smistare, diciamo. E sono andata ieri e appunto non ho trovato nulla. Ho trovato gli stessi tester dell'altra volta, ovviamente, e zero prodottini. Sono rimasta davvero dispiaciuta e quindi ho preso un ombretto wet and dry. Adesso vi faccio vedere. Allora, gli smaltini all'inizio c'erano solo rossi, 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 perciò io ne volevo prendere più di questi, anzi ne volevo prendere 6 più 2 che già avevo preso. Allora, ieri ho preso questo, che è questo color corallo, ed è il numero 034. Questo celeste davvero pieno, un color bello pieno, e penso che sia proprio di questi smalti, che è il numero 055. Bello bello, sono quelli della linea gel, perciò sono così pigmentati. E l'altra volta ho preso questo fucsia, vedete, che è il numero 018. E poi ho preso questo, che è questo bel rosa antico, ed è questo che indosso, vedete? Ed è il numero 013. Tutti molto carini questi smaltini, ma mi aspettavo di meglio. E poi ho preso l'ombretto wet and dry, desideravo tanto da tanto questo qui, questo argento, e questo è il 404 Purity Seal, penso si pronunci così, ed è questo argento, vedete? Ve lo sboccio, vi assicuro che da vicino è tutta un'altra cosa. E poi ho notato che c'è anche questo applicatorino, lo adoro. Comunque sono stata mediamente soddisfatta dei miei acquistini Pupa, però penso che si poteva trovare di meglio. Poi sono finalmente la mia parte preferita del video, sono andata in fumetteria e ho preso il quarto volume di One Piece,
bello, a 2,58 euro sempre, e il secondo e il terzo volume di Switch Girl, che sto fremendo perché lo voglio leggere, non l'ho letto ancora, l'ho comprato ieri, pensate. Nulla, mi sto continuando a leggere quello di One Piece perché me lo sono portato a scuola, quindi giusto per ammazzare il tempo. È stupendo, mi piacciono tanto le copertine e non vedo l'ora di leggermelo. E nulla ragazze, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e spero che anche voi abbiate provato qualche prodottino. Se lo avete provato, scrivetemelo sempre qui in basso che io risponderò a tutti i commenti assolutamente, perché non voglio mancare neanche una risposta a qualche commento. Sono molto felice di aver fatto oggi questo video e vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oh oh! Oh, che bel bacio! Ciao!